Allora, un hub vaccinale in più in Piemonte, cosa significa per il territorio piemontese e anche per il nostro paese? Ma ogni volta che si inaugura un hub è un grande risultato, perché significa avere un punto vaccinale in più, significa avere un'arma in più per continuare questa battaglia contro il Covid. Oggi la priorità è vaccinare in fretta, e ovviamente avere più punti vaccinali a disposizione ci aiuta nel raggiungimento di questo obiettivo. Cosa c'è in programma per quello che riguarda i vaccini nel nostro paese, che coinvolge anche il Piemonte? No, i vaccini stanno arrivando, tra l'altro nel mese di maggio verranno consegnate 17 milioni di dosi e nel mese di giugno 25 milioni, quindi questi sono numeri che non solo ci permetteranno di mantenere la quota delle 500.000 somministrazioni giornaliera, ma anche di superarle, perché oggi nel nostro paese abbiamo una grande struttura vaccinale, oltre 2.500 punti vaccinali, abbiamo un esercito di vaccinatori, quindi ci sono tutti i presupposti per, ripeto, alzare quell'obiettivo e quindi permetterci in pochi mesi, in poco tempo, di raggiungere una quota di immunizzazione importante che ci permette di tornare a una vita normale, seppur graduale. Piemonte, devo dire che i dati ci dicono che è una regione che è sopra la media nazionale per quanto riguarda le dosi somministrate rispetto alle dosi consegnate, è sopra la media nazionale per quanto riguarda la prima dose degli ultra ottantenni, per quanto riguarda gli ospiti dell'RSA, sicuramente una regione dove l'organizzazione ha funzionato, dove c'è stata una grande risposta, dove c'è stata, devo dire, anche una grande disponibilità da parte dei privati, e l'inaugurazione di oggi ne è una testimonianza, nella consapevolezza che questa è una battaglia che dobbiamo assolutamente condurre assieme, in massima sinergia, non in contrapposizione, ma cercando di mettere a frutto tutte le risorse e tutte le possibilità che il territorio offre.